Antonietta chiama l'animale e non si sente sto vocino di fondo, voi partite, correte ognuno ovviamente sul vostro lato di stanza, arrivate qui, vi faccio vedere un attimo il bambolotto, c'ha un bel fazzolettone colorato, fatto e cucito benissimo da delle mani d'oro della persona di Antonietta. Lo tirate via dal giacchino di questo meraviglioso pupazzo senza che abbia pianto niente, e ritornate ovviamente dalla vostra parte, quindi il vostro scontro avviene qui, poi ovviamente uno dei due va nel campo avversario a seconda di chi ha preso il passaggio. Certo, perché noi abbiamo praticamente ognuno se riesce a prendere tutto torni nel culo, se non prendo l'altro io ho un punto la squadra di Serena, noi siamo la squadra della fattoria. Bellino, la squadra della fattoria di Serena e invece di qua abbiamo Mammello, la squadra Mammello di Gianni. È tutto scritto, attaccate con la doppia M. Mammello. Allora, adesso Antonietta chiama un delfino. Presa. Bravi, e siamo 2 punti per la squadra della fattoria. Adesso si chiama un cane. Attenzione! Attenti all'orso! Allora, si è chiamato il cane, non si è chiamato il gatto, sì? No, la mucca! La mucca, il pappagallo! Pappagallo, chi manca? Pappagallo e mucca! E gatto e mucca! No, il gatto è cane! Ah no, allora la mucca e pappagallo! Una mucca! Ascelloni manca, apri pappa, un pappagallo, vai Maru, vai Maru, guarda dov'è questo fazzoletto, Emanuele, andiamo, vai ragazzi, pronti? Va un cane! Vai via, vai via!